Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Allora, scusate, sono un bagno di sudore, nonostante ci sia, abbia l'aria condizionata accesa, ci sono 34 gradi e sto squagliando. Voi direte, dove stai andando con 34 gradi alle 14:40 di un giovedì pomeriggio di fine luglio? Sto andando a portare Divo dal veterinario, dalla mia amica stavolta, perché ieri zoppicava e mi sono accorta che ha un ponfo all'interno della coscia. A me succede sempre così, regolarmente, che quando comincia uno, arrivano tutti. Quindi c'è Blitz che ha un linfonodo gonfio sotto la gola e sotto antibiotico e Divo che ha questo ponfo. Ieri zoppicava, oggi non zoppica più. Quindi suppongo che questa cosa sia solo un caso. Nel senso, scusate il rumore è la ventola dell'aria condizionata. Ecco, l'ho abbassata. Dicevo. Quindi suppongo che la zoppicata non c'entri nulla con il ponfo, però lo porto via. Quindi, come va? Faccio questo video veloce per aggiornarvi, visto che mi bruciano gli occhi maledettamente perché mi è finito il sudore negli occhi. Ok, dicevo, visto che comunque non ho grande tempo io da dedicare, quindi o faccio i video mentre mi trucco, o mentre sono in macchina che sto guidando e sto andando verso, con buona pace di trolli, che è terrorizzata quando mi vede guidare e fare video. Come va? Allora, faccio un piccolo aggiornamento sulla mia situazione, visto che è parecchio che non vi aggiorno. Allora, l'ex Mestane, che è le pillole che sto prendendo per l'inibitore dell'aromatasi per la menopausa indotta, va bene, nel senso che laddove avevo sentito che poteva causare nausea e varie ed eventuali, in realtà a me non causa niente di tutto questo. Io lo prendo la sera dopo cena, o meglio durante la cena, quindi a me non sta creando nessunissimo problema. Lo sentite ansimare, non lo vedete perché è dietro di me, però lo sentite ansimare. Lui fa tutto il tempo così, anzi che non sta piangendo perché di solito fa pi 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 pi. Divo è il più grosso dei cuccioli, ormai non più cuccioli, hanno 11 anni quindi non sono più cuccioli, però rimarranno sempre cuccioli per me. Quindi il Decapeptyl invece, l'iniezione, stessa cosa, nel senso, l'unica cosa sono le caldane. È un po' migliorato perché si sono ridotte da quando sto utilizzando il Femal, che è l'integratore alimentare a base di polline, va un po' meglio, e anche da quando ho cominciato il magnesio, che mi ha suggerito Mari. Quindi va meglio, almeno durante la notte non mi svegliano più come prima, al massimo mi sveglio un paio di volte, non di più. Sento sempre molto caldo, purtroppo. Ho sempre molto caldo, anche con il climatizzatore a palla sparato. Infatti mio marito poverino è costretto a dormire con la trapunta, il trapuntino, mentre io dormo praticamente in mutande, perché ho sempre molto caldo, ma questo è un problema ormonale, purtroppo. È legato all'inibizione dell'aromatasi. Per il resto sto bene. Ho preso ancora peso, purtroppo. Ho preso ancora peso perché ho preso altri 2 kg. Mangio come un bufalo svizzero. Laddove prima mangiavo porzioni assolutamente normali, il problema sono i fuoripasto che mi fottono perché mangio tantissimo fuoripasto. Spilluzzico tutto il giorno. Cerco di limitare l'uso di schifezze tipo patatine, merendine, ste robe qua. Cerco di mangiare frutta, frutta secca, però raga, sto tutto il giorno a spilluzzicare. Ho preso peso e non va bene. Quindi
ho deciso che appena è fresco, non dico mi metto a dieta perché mi metto a dieta, però mi sforzerò di andare un po' a camminare. Perché? Perché sono arrivata a 51 kg, io dovrei essere di peso forma, dovrei essere 47, sono 51, quindi questi 4 kg si sentono tutti, ce li ho tutti sull'addome e sul culo e non va fatto bene, quindi. Bene, è tutto qua. Per il resto, raga, l'umore è perfettamente normale, non è cambiato assolutamente niente, perché avevo sentito che chi ha subito smalzi d'umore, io sono sempre uguale, non sono cambiata di una virgola. Spero che la finanza non mi fermi, perché ho tutto in regola, ma ho il cane che non è nel trasportino. Ok, non mi hanno fermato, perché in teoria i cani andrebbero trasportati nel trasportino, in realtà loro hanno un aggancio alla cintura di sicurezza con la pettorina, quindi io uso quello, perché metterli dentro il trasportino significa che mi fottono i timpani a furia di abbaiare, perché loro non sopportano stare chiusi. Di conseguenza ho acquistato questa sorta di sicurezza che va agganciata alla cintura di sicurezza e stanno fermi lì. Però non so se è regolare, per cui tutto qua. Quindi questi sono gli aggiornamenti. E ieri è stata una brutta giornata per me, perché quando muore un animale per me è sempre triste. Mi sono data la colpa, mi sono sentita in colpa perché potevo fare di più, perché potevo non fermarmi, perché non saprò mai cosa è successo, perché purtroppo ho trovato una scena, raga, non ve lo dico perché non voglio impressionare nessuno, per cui poi mi sono data la colpa perché ho detto potevo fare di più, non saprò mai cosa è successo in realtà, perché purtroppo lei si trovava all'esterno insieme alla mamma e ai fratellini, perché io non ho pensato a metterla in sicurezza, perché hanno, si è ipotizzato anche l'attacco di un animale selvatico, però è la mia amica che è veterinaria mi ha detto è un po' difficile, perché un animale selvatico che attacca e uccide una preda se la mangia, non la lascia lì, quindi non sapremo mai cosa è successo. Anche lei mi ha detto: Ali, non ti sentire in colpa, tu hai fatto tutto il possibile, perché purtroppo io da lei non l'ho portata, perché significava fare 30 km con 35 gradi a una gattina che era già molto debole. In più avevo Blizz, perché ho portato anche Blizz per questa cosa che ha nel collo, e Blizz è diabetico e col caldo io non lo sposto. Di conseguenza l'ho usato, non so perché si è, ecco. Di conseguenza l'ho portata qua vicino. Però io non credo che siano state, hanno probabilmente un po' sottovalutato, però d'altronde, raga, la gatta mangiava, sembrava non avere grossi problemi, quindi è andata così. Io sono stata molto triste, ieri ho pianto la maggior parte del giorno, però poi dico ok, ho fatto quello che potevo, mi sono sentita in colpa, penso che continuerò a sentirmi in colpa per un po', però va bene così. La madre verrà che cazzo, la prendo, sto braccetto si muove non so per quale motivo, dicevo, la madre verrà sterilizzata il prima possibile, perché purtroppo la madre ha un calicivirus o un herpes virus. Oh, ok. Niente, raga, il braccetto si è, col caldo si è smollato e quindi sta a fa' così, continua. Dicevo, la madre ha un calicivirus. Niente, ragazzi, stoppo e poi ricomincio. Rieccomi, scusate, si è smollato, non so per quale motivo continuava a smollarsi. Probabilmente il caldo lo ha fatto allentare tutto. Comunque, dicevo, la madre ha un calicivirus o un herpes virus, ancora non abbiamo capito, per cui lo trasmette a tutti i cuccioli. Sono dei virus nei gatti che sono tipici dei gatti randagi, quindi dei gatti di colonia. Io non posso mettere i gatti in casa perché ho 6 cani che non accettano i gatti, non amano molto i gatti, quindi non posso mettere questi gatti in casa. Ho tenuto Ciccia, la gattina
cosiddetta polifema, quella che ho fatto operare all'occhio, l'ho tenuta nel garage, nella gabbia, per 2 giorni, però lei faceva come una matta, si stava stressando, si è ferita per cercare di liberarsi, perché i gatti di colonia non sono gatti che sono nati in casa, sono gatti che sono nati fuori, e che se per esempio io li porto in casa per un motivo XY, perché ce l'ho in braccio, cominciano ad agitarsi, sgranano gli occhi, aprono la bocca e tirano fuori la lingua. Perché? Perché si stressano. I gatti nati fuori non accettano di stare in casa. Nuovino, che è il gatto che mi è sparito, era un gatto nato fuori, quindi io l'ho fatto castrare sperando che si calmasse e non andasse in giro, però purtroppo la vita è questa, ragazzi, la vita è questa. I gatti nati fuori non accettano di stare chiusi, i gatti nati fuori non accettano di stare in casa, anche quando io non potrei, perché lo ripeto, ho 6 cani che non accettano minimamente i gatti. L'unico che li tollera e non li insegue e non gli abbaia contro è Byron, perché Byron non è un cane, come ve lo dico, allora, io penso che Byron abbia il cervello che funziona diversamente rispetto agli altri cani. Perché? Byron è epilettico. Io noto in Byron delle cose che non noto negli altri cani. Byron ha un'intelligenza superiore. Tra l'altro lui comunica, perché no, ovviamente non parla perché è un cane, però comunica. Anche gli altri lo fanno, ma lui particolarmente, e ho sempre pensato che lo faccia perché è epilettico, per cui il suo cervello funziona diversamente rispetto a quello degli altri cani. Lui è l'unico che non insegue i gatti, non gli abbaia contro, non gliene frega niente. Se il gatto gli passa accanto, lui lo guarda e basta, non gliene può fregare di meno, mentre gli altri li inseguono, gli abbaiano, gli vanno addosso, quindi rischiano di farsi male sia i gatti che loro, perché i gatti hanno delle unghie che possono cavare un occhio letteralmente, perché sotto le unghie i gatti hanno una sostanza che crea delle infezioni molto brutte. Per cui adesso la mammina appunto verrà sterilizzata, perché tra l'altro è già in calore, perché ha finito di allattare ed è già in calore, e quindi a breve la farò sterilizzare e basta, tutto qua. Domani, sì, domani sera penso che farò una live, così divo, ha abbaiato perché c'è il motociclista vicino. Domani sera penso che farò una live, sarà una cosa, una chiacchiera così, tanto per passare un po' di tempo insieme. Bene, vi saluto, vi ringrazio, al prossimo video, ciao!